abitava sopra, io abitavo sotto. Lui era l'anno più grande di me, del 38, io sono del 39. Ho fatto un'infanzia insieme, andavamo a Fiume a far bagno da Arcirola. Poi dopo, siccome io facevo il pugilato, a lui piaceva anche fare un po' di pugilato. E allora andavamo insieme alla palestra a Testaccio e lui mi faceva, oh, fammi fare un po' i guanti con te perché che questi menano, capito? Ciao! E praticamente siamo stati insieme una vita, finché lui poi è andato via, ha fatto il puff, mi ha invitato tante volte lì. Insomma, siamo rimasti amici d'infanzia, vicolo del 5 numero 6. Io abitavo al primo piano e lui all'ultimo. E mi ricordo tutti, fratelli e sorelle. C'aveva una casa lui all'ultimo piano che c'aveva una loggetta che si vedeva il fontanone del Cernicolo, pensa. Veniamo dal Belgio, lo conosciamo così vagamente, non è che qualche canzone che abbiamo sentito, però non è di nostra conoscenza. Ma voi siete nati in Belgio e venite dal Belgio e vedete lì? Noi siamo siciliani, no? Ma abitiamo in Belgio. Ma era conosciuto anche lì, un po' arrivava? Sì, canzoni romane si conoscono in tutto il mondo. Diciamo che personaggio particolare, è uscito fuori con diciamo, quel Sistina che lo ha un po' immortalato. Qui a Trastevere ha avuto diciamo, un po' una radice con il suo club personale, il Puff, quindi possiamo dire che ha lasciato veramente un buon ricordo. Grazie comunque di tutto la mia famiglia. Sono ricordi talmente antichi che posso dire che viene da una famiglia umile, ha avuto fortuna, meno male. Però da tanto a Roma era l'ultimo personaggio veramente romano, forse dicono. Beh sì, pure i suoi parenti erano tutti ceppo romano del vicolo del 5. Gente rispettosa di chi vive con fatica, ecco. Mentre chi sa bene da nascita gli dà più fastidio a gente umile. Spero che abbia sofferto il meno possibile, però questo è l'augurio che mi do.